Dimmi una cosa, tu a chi si figlia? Vincenzo, me pada a me. Un festival ricchissimo con presenze da 59 paesi e ben 5 film italiani in concorso. Le immagini che state vedendo sono tratte da Qui rido io di Mario Martone, ispirato al mito di Edoardo Scarpetta, interpretato dall'ottimo Tony Servillo, che troveremo anche nel secondo film italiano in concorso, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che ripercorre, per ora ci sono soltanto delle foto, la giovinezza del regista nella Napoli degli anni 80, alle prese con l'arrivo di Maradona. In concorso anche Il buco del Beniamino dei Festival, Michelangelo Fra Martino, ma soprattutto l'attesissima America Latina, che i Fratelli d'Innocenzo, anche loro beniamini dei festival, stanno ultimando proprio in questi giorni. Protagonista Elio Germano. Quinto film italiano in concorso, una pellicola ferma da tempo ma attesissima, Freaks Out di Gabriele Mainetti, il regista di Gig Robot, scritta dall'apprezzato sceneggiatore Nicola Guaglianone e che mette in campo un universo visivo affascinante: il cinema, i mostri, la guerra. Un film che già da queste prime immagini si preannuncia esplosivo. Ayman! A Venezia ci sarà Almodóvar, ma anche tanto cinema americano, compreso Dune, Kristen Stewart nel ruolo di Lady Di, ma anche Penelope Cruz con due film e Jamie Lee Curtis omaggiata con un leone alla carriera. Immutate le misure di sicurezza. Come vi state regolando? Capienza 50%, posto assegnato, prenotazione obbligatoria, distanziamento in sala, mascherine e quant'altro per garantire a tutti la sicurezza. In più c'è la questione del Green Pass e oppure del tampone ogni 48 ore.